Oggi siamo agli Outdoor Business Day, sono in compagnia con Davide di Osprey che ci presenta le novità 2024. Davide. Ciao ragazzi, allora la prima che vogliamo presentarvi è questo zaino che si chiama Daylight Plus Earth. Earth è un nome particolare che viene dato alla produzione di questo zaino in quanto è uno zaino che esiste già nella gamma lifestyle di Osprey da parecchio. Caratteristiche tecniche dello zaino sono sempre quelle, quindi schienale, airscape modulare che intarsia punti di contatto a punti di traspirazione sulla schiena. La particolarità del nome Earth che leggete qui è che praticamente questo zaino per il 100% della sua costruzione è stato fatto utilizzando plastiche e reti ripescate negli oceani malesi e della Corea. Secondo prodotto? Secondo prodotto si chiama Talon Velocity. Talon è nella versione donna Tempest, è il nome di uno zaino storico per fare trekking, quindi inteso in Osprey sotto alle 48 ore. Gli è stato messo questo nome, Velocity, perché la particolarità è che gli è stato messo uno spallaccio che ricorda gli zaini da trail running, quindi è uno zaino che strizza un po' l'occhio a quell'ambiente. Poi insomma, chi fa trail sa benissimo che non si corre né con un 20 e né con un 30 litri, che è l'altra dimensione dello zaino che viene fatta. Ma il fatto di avere questo zaino ti permette di avere uno zaino leggerissimo, con degli spallacci sottilissimi, quindi con una traspirazione superlativa, e godere il vantaggio di avere tutte queste tasche. Lo schienale è sempre un airscape, regolabile a strappo, perché sapete che tutti gli zaini Osprey hanno le taglie, tessuto 15.000 colonnine d'acqua. Quindi impermeabile? Nel senso che non è saldato a caldo internamente, quindi non possiamo definirlo completamente waterproof, ma il tessuto è assolutamente impermeabile. Talon Velocity, ma anche il fratello maggiore? Che si chiama Talon Pro, che è il fratello maggiorissimo, nel senso che il nome Pro è destinato a quegli zaini che utilizzano un materiale molto particolare che si chiama Nanolite. Leggerissimo, resistentissimo alle abrasioni. In questo zaino è presente il lead lock, quello che si chiama lead lock, che è comunque un portacasco. Questo zaino viene fatto in tre litraggi, il 30 litri, sotto abbiamo il 20 e sopra abbiamo il 40. Per ogni litraggio c'è un'apertura differente. Lo schienale è un air escape, il peso è leggerissimo, è poco sopra il chilo. E per ultimo invece? E per ultimo invece abbiamo Best in Class, questo zaino si chiama Downburst, viene fatto in due dimensioni, il 36 e il 26 litri. Si tratta di uno zaino veramente innovativo, nel senso che abbiamo, come si può notare, un'apertura tipica roll top di una sacca completamente stagna, ok? Ma la particolarità e la figata pazzesca di questo zaino è che dietro ha un'altra sacca completamente traspirante. Di conseguenza la risultante è di avere due zaini nello stesso. In conclusione ti chiedo i prezzi di questi quattro zaini. Allora, il Daylight Plus Earth, che è il primo che abbiamo visto, esce a 95 euro pubblico. Il Talon Velocity esce a 160 euro il 20 litri e a 170 euro il 30 litri. Per quanto riguarda invece il Talon Pro, che viene fatto in tre misurazioni, 20, 30 e 40, parliamo di 200, di 230 e di 260 euro pubblico, mentre invece quest'ultimo, il Downburst, parte dal 26 litri a 300 euro e il 36 litri a 325 euro. Perfetto, grazie mille Davide. Grazie a voi.